Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia, la grande ragazzi, oggi andrò a fare una buonissima torta fredda con ricotta e cioccolato fondente. Allora, come già vedete in questo mix di frullatore ho inserito 330 g di biscotti. Ovviamente i biscotti sono a piacere, se li volete bianchi, se volete al cioccolato, alla nocciola, quello che volete. L'importante è che sono secchi. Adesso andiamo a frullare a farina i nostri biscottini. Una volta che abbiamo frullato per bene i nostri biscotti, adesso andiamo a inserire 140 g di burro fuso e amalgamiamo il tutto. Una volta che abbiamo amalgamato per bene burro e biscottini, adesso prendiamo una teglia con la circonferenza, un bel vassoio e io internamente ho inserito l'acetato. Questo serve proprio per queste torte fredde, una volta che le andiamo a togliere, bello, viene tutto dritto, dritto, dritto. Adesso andiamo a inserire il nostro composto dentro e andiamo a schiacciare per quanto è la teglia, eh? Una volta che abbiamo sistemato per bene la nostra base, adesso mettiamo in frigo. Una volta che abbiamo messo a riposare per 15-20 minuti la nostra base in frigo, passiamo alla nostra farcia interna. Allora, come già vedete, qui ho messo in questa coppettina 350 g di ricotta. Questa è la mia ricotta, quella con tre ingredienti, che se volete potete anche vederla sul canale mio, su un video. Allora, inseriamo 350 g di ricotta, dicevo, più andiamo a inserire 130 g di zucchero a velo e poi andiamo a inserire 350 g anche di panna dolce. Adesso montiamo tutto con delle frusse elettriche. Una volta che abbiamo montato per bene i nostri ingredienti, adesso dividiamo il nostro composto in due parti. Una volta che abbiamo diviso in due, adesso io, come vedete qui, ho sciolto 200 g di cioccolato fondente. In una andiamo a inserire il cioccolato, nell'altra lo lasciamo bianco. Una volta che abbiamo mescolato per bene il nostro cioccolato fondente nella nostra crema, adesso abbiamo ripreso la nostra base. Andiamo a inserire come primis la nostra crema bianca. Adesso andiamo a inserire la seconda crema. Una volta che l'abbiamo livellata per bene, la rimettiamo di nuovo in frigo. Ebbene, una volta che stiamo facendo riposare di nuovo la nostra torta in frigo, facciamo l'ultimo strato. Prendiamo 230 g di ricotta ancora, più 160 g di panna. E più andiamo a inserire dentro 70 g di zucchero a velo. E poi ovviamente andiamo a formare un'altra crema. Abbiamo formato di nuovo la nostra crema, adesso finiamo con inserirla sopra, la livelliamo per bene e la riponiamo di nuovo in frigo. Una volta che abbiamo livellato, adesso ci divertiamo a decorarla. Allora, io sto prendendo un po' di farina di cocco e la sto inserendo sopra e poi finisco con decorarla con delle palline di cioccolato argentate. Poi ovviamente quello che avete potete fare, potete divertire con tutte le decorazioni che avete a casa. Fatto questo, la deponiamo in frigo. Facciamo stare un paio d'ore e poi ce la possiamo mangiare. Ebbene ragazzi, siamo arrivati al momento di assaggiare questa splendida torta capriccio. Adesso vediamo internamente come si presenta. Ebbene ragazzi, abbiamo tagliato la nostra fetta di torta. Guardate che bontà, raga. Guardate un po' che splendore e che spettacolo. Fatela che non ve ne pentirete. Detto questo, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima.